Cosa rispondete a chi sostiene che dovreste semplicemente partecipare a un nuovo concorso invece di protestare? Quali sono le vostre motivazioni per difendere il vostro diritto all'assunzione ruolo dopo aver superato il concorso 2020? Si dice che dovremmo semplicemente ogni volta rifare i concorsi. La questione però è che in Italia per accedere a un posto di lavoro pubblico come quello dei docenti dovrebbe bastare un concorso pubblico. Non si capisce perché in altri settori basta un concorso, mentre nel nostro caso possono essere due, tre, quattro, e quindi si rimane precari continuando ad accumulare abilitazioni, concorsi eccetera per 5, 10, 20 anni. È una cosa assolutamente irricevibile. Noi che abbiamo passato, siamo risultati vincitori o idonei del concorso ordinario 2020, abbiamo già dimostrato che abbiamo le conoscenze e la capacità per insegnare a scuola. Molti di noi avevano già alle spalle, prima di fare quel concorso, anni di precariato, e in ogni caso in un settore come quello della scuola, in cui c'è bisogno di posti di lavoro, c'è bisogno di più assunzioni, scartare chi già sta lavorando, chi ha già provato le sue abilità semplicemente per giustificare la mancanza di investimenti, è una politica irricevibile.